Bentrovati, siamo qui a Revine Lago alla manifestazione Lago Film Fest con Viviana Carlet, curatrice della rassegna cinematografica e non solo, quest'anno Viviana Carlet è anche curatrice delle celebrazioni in onore del centenario della nascita di Rodolfo Sonego, uno diciamo dei padri della commedia all'italiana dagli anni 60 agli anni 80 nelle vesti di scrittore e sceneggiatore di diversi film. Sonego, come è stato definito dal critico Tati Sanguinetti nel suo libro omonimo, è stato definito il cervello di Alberto Sordi, in quanto sono ben 44 i film ideati e sceneggiati da Sonego e interpretati poi da Alberto Sordi con la regia di diversi maestri del cinema italiano. Lago Film Fest quest'anno ha deciso di, diciamo così, omaggiare Sonego anche con tre proiezioni che verranno, diciamo così, fatte in altrettante aree dell'Alpago a Farra, Puos e Pieve, mercoledì 4, mercoledì 11 e mercoledì 18 agosto alle 20:30 e che saranno presentate da Viviana, che ha scelto per queste tre serate tre tra i film più noti dello sceneggiatore. Abbiamo il primo, che è Una vita difficile. Una vita difficile, grazie Viviana, del 1961 con Alberto Sordi. Il secondo è del 1968 per la regia di Mario Monicelli, si intitola La ragazza con la pistola, dove invece l'interprete principale è Carlo Giuffrè con Monica Vitti, che per questo premio ha ottenuto diversi riconoscimenti. E l'ultimo, a Pieve, il 18, sarà Lo scopone scientifico, di nuovo con Alberto Sordi. E ora chiediamo a Viviana le ragioni di questa scelta. Come mai, Viviana, hai scelto questi tre film da portare in Alpago, dove nel 1921 Sonego è nato e dopo con il quale Alpago lui ha continuato a mantenere i rapporti anche una volta, diciamo, diventato famoso? Innanzitutto grazie mille, io sono felicissima di poter in qualche modo contribuire al riconoscimento e al ricordo di questa figura che è stata in realtà per il cinema italiano fondamentale, nel senso che magari noi un po' per vicinanza, un po' perché ne abbiamo sentito parlare in paese, allora in qualche modo Rodolfo Sonego risuona, ma in realtà non è un nome riconosciuto, ma in realtà tutti quanti lo conoscono, perché ad esempio questi tre titoli, magari il secondo un po' meno, La ragazza con la pistola, ha avuto meno notorietà a livello di grande pubblico, anche se forse è quello che ha riscosso anche più premi, sì, soprattutto certo, per la recitazione di Monica Vitti, sono tre titoli che sono molto riconosciuti. Una vita difficile è anche citato molto spesso, no? C'è quella scena molto importante di quando viene, ci sono i risultati del referendum, no? Repubblica, monarchia, quindi anche adesso con i meme, le cose viene sempre, quindi è una cosa di una freschezza, di una attualità incredibile, certo. O anche Lo scopone scientifico, io sono un film che comunque ho sempre visto da bambina, noi li conosciamo tutti, ok? E quindi questi tre film rappresentavano in qualche modo ovviamente collaborazioni con tre grandissimi registi, Dino Risi per il primo, Comencini e Monicelli, che quindi hanno fatto la storia del cinema italiano. Quindi questi film rappresentano in qualche modo anche la notorietà di Rodolfo Sonego. Magari non riconosco il nome, ma so benissimo tutti i film che ha fatto, perché ha in qualche modo rappresentato veramente il cinema italiano dal dopoguerra l'epoca d'oro, in pratica, no? Esatto, il periodo in cui uno sceneggiatore aveva l'idea, e quindi questa è anche una delle doti fondamentali di Rodolfo Sonego: essere stata una persona profondamente intelligente. Non è una cosa scontata. Oggigiorno il lavoro dello scenografo comunque resta un lavoro di bottega, di scrittura, di sviluppo,
ma ha molta meno libertà rispetto ad un tempo, nonostante magari la censura, ma la libertà che avevano un tempo e la possibilità veramente di raccontare delle storie anche con temi molto forti, anche ad esempio la ragazza con la pistola, no? Questa donna siciliana che viene tradita, viene abbandonata, quindi viene rovinata in qualche modo la sua rispettabilità, diciamo, a livello ovviamente locale, una volta che esce, perché deve farsi ovviamente vendetta, capisce che c'è un altro mondo, capisce che forse non è tutto in quel paesino e forse tutto quello che le è stato insegnato non è corretto, che c'è un'altra vita, certo, che c'è un'altra possibilità. Quindi sono film di un'attualità incredibile. Magari ci fanno sorridere, perché poi penso sia questo l'importanza anche della commedia all'italiana. Sono film commedie, ma comunque con un retrogusto molto amaro, molto vero, molto reale e per questo anche molto dure. Ci raccontano delle dinamiche che in realtà sono sempre le stesse, sono sempre uguali. Il ricco è sempre più ricco, il povero è sempre più povero. I rapporti, le capacità di fare anche delle, come si può dire, delle scalate sociali molto difficili, pressoché impossibili, però quindi ci fanno sorridere, però ci fanno anche riflettere, ci fanno capire che determinati meccanismi e sistemi sono molto difficili da scardinare, ovviamente con altri, magari altre parole, ed ecco qua anche la sua abilità, la sua capacità di usare il linguaggio e di avere una capacità anche mediatica molto forte, perché riusciva a raccontare delle storie che erano comprensibili a diversi livelli e riuscivano ad arrivare a tutti. All'epoca si faceva un cinema che doveva essere visto dal pubblico, dal grande pubblico, e quindi doveva essere comprensibile e veicolare anche dei messaggi molto importanti. Questi tre film ovviamente non ne ha fatti tantissimi, ne ha fatti un centinaio. Li ho scelti un po' perché magari rappresentano anche la mia esperienza, quindi i film che io ho visto da piccola, i film che mi sono rimasti nel cuore nel tempo e che secondo me tutti noi pensiamo di conoscere, di ricordare, ma in realtà quando poi li rivediamo conosciamo e scopriamo altri livelli di lettura che ci erano sfuggiti, o comunque ovviamente con l'esperienza li vediamo con altri occhi, con un altro tipo di attualità, diciamo. Rappresentano lo specchio dell'Italia del dopoguerra? Sì, ma tutto sommato è lo stesso di adesso, cioè si è evoluto magari in alcuni casi, però le dinamiche certe cambiano un po' i modi, ma quelle rimangono. Il rapporto fra l'idealismo e il materialismo, no? fra l'idea e poi la realtà virtuale, reale, insomma, che è quella che ti spinge a fare un certo tipo di vita. E quali sono secondo te le caratteristiche principali, diciamo, del lavoro di Sonego? Cos'è che contraddistingue, diciamo, il suo modo di scrivere, di inventare le storie, di cercare le storie? Una grande curiosità, sicuramente, che lo rendeva molto attento a tutto quello che succedeva attorno a lui, la curiosità di parlare con le persone, la curiosità di prendere voli all'ultimo e avere questi biglietti infiniti, no? Che lui aveva, poteva andare in Australia, poteva andare a New York, quindi la possibilità di viaggiare, la volontà anche di viaggiare, di scoprire. Ma sì, una fame, mi verrebbe da dire, di conoscenza e veramente di grandissima intelligenza, perché lui ha saputo rielaborare, ha saputo vedere, ha saputo prendere nota, no? Si possono vedere anche i taccuini dove lui prendeva gli appunti e parlava con tutti, era curioso di tutti, voleva capire come gli altri vedevano la vita, come vedevano il mondo. Ed ecco perché magari poi invecchiando, secondo me, un po' soffriva questa cosa di non essere più in qualche modo aggiornato, in no? In grado di... Esatto. Si parlava proprio l'altro giorno di come magari i registi, i grandi registi, difficilmente si siano magari imbarcati in qualche modo nel raccontare la pandemia, ma sicuramente ci sono dei giovani che l'hanno fatto, perché per loro è un'urgenza.
Quindi ovviamente crescendo, diventando adulti, hai altre priorità, altri modi di vedere il mondo, ed ecco per questo aveva una bottega di giovani che vivevano con lui, che lo stimolavano e che lo mantenevano in qualche modo giovane e sempre attuale. Un'altra cosa secondo me molto interessante è la sua riservatezza. Ecco perché non ci sono, anche in rete, se si va a cercare, non si trovano foto di Rodolfo, no, ce ne sono pochissime. Infatti, ce ne sono pochissime. Non ha ricevuto premi, non perché non glieli abbiano dati, perché non li ha mai voluti. Poi per assurdo noi gli abbiamo dedicato un premio, però in qualche modo è una continuazione della sua bottega, quindi comunque in linea in realtà, non è un mero una targhetta, una mera pacca sulle spalle e via, o un riconoscimento sul tappeto rosso, anzi come potete vedere qui c'è ben poco di tappeto rosso. Certo, è un po' anche la figura dello sceneggiatore è sempre in secondo piano, per esempio rispetto al regista, no? Però lui accorcia un po' le distanze, per esempio fra gli interpreti, come nel caso di Sordi, e accorcia le distanze fra lo sceneggiatore e il regista, cioè fra lo sceneggiatore e l'attore. E in questo senso il regista, non dico che assume un ruolo marginale, però è quasi, diciamo così, a seguito dell'idea della sceneggiatura che è fatta da lui, insomma, no? Ma in realtà questo era il ruolo anche dello sceneggiatore di un tempo. Gli altri, ad esempio, non so, Jess Carpelli, cioè ce ne sono altri che sono comunque più famosi in qualche modo. Lui proprio detestava, cioè proprio non gli piaceva, non voleva i fari accesi su di lui, non gli interessava minimamente, e secondo me questo denota anche qui grandissima intelligenza e anche grandissima veneticità, in quanto non adoriamo tanto i riflettori, ma siamo più quelli che lavorano dietro e ci sentiamo un po' magari più a nostro agio. Però questo ti dà anche grande libertà di azione e di movimento. Quindi in realtà questo, quello che lui ha fatto un tempo, era abbastanza normale, nel senso che comunque era una specie di equipe di lavoro, ma tutto partiva dalla sua idea, dopo arrivava il regista, dopo arrivava l'attore, e in qualche modo, come anche qualcun altro ha detto, Sordi un po' magari lo ha bloccato nella sua possibilità anche di andare all'estero a lavorare, o di, anche se comunque ha fatto qualcosa all'estero, però il sodalizio è stato meraviglioso, ma un po' forse anche un po' castrante per le sue possibilità, perché lui avrebbe potuto fare molto di più, e Sordi non esisterebbe senza Sonego, non sarebbe mai esistito Sordi, e comunque anche i film che magari non firmava lui direttamente li controllava e gli diceva sì, questo è un film per te, questo è un film per te, quindi in realtà lo conosciamo molto di più di quello che pensiamo, Rodolfo, quindi è entrato nelle nostre case fin da quando eravamo piccoli e c'è rimasto, perché anche poi le immagini che ci portiamo nella memoria collettiva sono immagini vive che rimangono con noi. Sì, forse la sua riservatezza deriva anche un po' dalla sua natura montanara, no? Abbiamo detto che appunto è nato in montagna, in pratica, perché dal Pago è prealpi, ma insomma è già montagna. E secondo te che tipo di rapporto ha mantenuto con la sua terra? Ha mantenuto i rapporti con la sua terra? Si è completamente slegato dalle sue origini andando a Roma e facendo quella vita? Oppure sembra, è un po' contraddittoria questa cosa, ma sembra che abbia mantenuto comunque dei rapporti sia con... Ma io penso di sì in realtà, perché il figlio fino a, penso alle medie addirittura, è sempre stato a Puos, quindi comunque lui era sempre molto legato. Poi quando la madre e la zia hanno iniziato ad invecchiare un po', hanno preso una casetta comunque qui vicino a San Pietro di Feletto. Ah, ecco, San Pietro di Feletto. E quindi a San Pietro di Feletto lui aveva una casa lì, quindi era un po' a mezza strada, diciamo un po' più verso Puos ovviamente, però visto anche gli inverni rigidi e le signore anziane, quindi ha preferito quella location un po' più mite, però penso che ci sia sempre stato un legame profondo, come ovviamente le esperienze che lui ha fatto in quelle montagne che lo hanno segnato, lo hanno formato, sono state casa sua, però penso anche che ci siano, questo poi non lo posso sapere, però all'epoca secondo me le distanze erano molto più grandi, cioè Puos Roma era veramente un altro continente, cioè non è come adesso che magari in treno ce la puoi fare, insomma 3-4 ore sei a Roma, così era un po' più complesso, era un po' più complesso, ma anche proprio questo non lo posso sapere sinceramente, però mi sono fatta un po' questa idea qui, in più
Il treno aveva molto tempo per pensare ai suoi soggetti, alle scene, eccetera, perché è molto, molto interessante come lui porta avanti i laboratori, appunto, di sceneggiatura, no? Lui aveva proprio delle tecniche particolari per arrivare alla storia, a svolgerla, no? Con tutti, sì, i vari se, i vari ma e tutte le possibilità. Ha fatto scuola in questo senso? Ah beh sì, assolutamente. Difatti anche la stessa Silvia Napolitano poi ci racconta che poi lei ha fatto, ovviamente ha studiato sceneggiatura, e quindi quando poi ha fatto questo grande corso con questi sceneggiatori americani, lei ha detto, vabbè, ma era quello che mi diceva Rodolfo, no? Come era costruita una storia, come funzionava il racconto di una storia di un film. Sì. Molto bene. Sì. Molto bene, grazie. Grazie a voi, Liliana. Grazie. Beh, ci vediamo tra poco, no? Ci vediamo fra poco. I prossimi giorni. Ci vediamo fra poco con i film di Rodolfo Sonego in Alpago. Grazie, dal Lago Film Fest è tutto. Grazie a Liliana e arrivederci. Grazie a voi.